vincere, vincere! Cose che non si possono spiegare. Non si può spiegare l'amore di una città che vive per il calcio. Non importa se Serie A o Youtuber League, importa il sogno di tornare campioni dopo 33 anni, come di qualificarsi ad una finale che è sfumata un girone fa. Ma non si può spiegare nemmeno la voglia di riscatto di chi la finale un girone fa l'ha giocata e persa. Per tornarci serve vincere con 3 gol di scarto, qui e ora. Non si può spiegare, ma si può ammirare. E allora, divertiamoci! Benvenuti a Napoli! Benvenuti all'ultima partita dei gironi della prima stagione della Youtuber League. Si è già chiuso il girone del Nord con la vittoria della Juventus nel derby d'Italia. Bianconeri che si sono riconfermati, sono tornati in finale, giocheranno dopo quella d'andata vinta ai rigori contro la Lazio anche la finale di ritorno. Oggi si chiude l'altro girone, quello del Sud. Oggi il Napoli torna a giocare in casa dopo aver vinto bene ad ottobre contro la Roma. Prova contro l'altra romana, contro la Lazio. E allora, prima di presentare la partita, prima di parlare di tutto, presentiamo una bellissima ed elegantissima lasagna. Buonasera. Ciao, buonasera. Sono super contenta di essere qua a Napoli in questa atmosfera che è... cioè, mi lascia veramente senza parole, soprattutto perché in questa partita si deciderà chi sarà la seconda finalista del girone di ritorno. Chi raggiunge la Juve? Il Napoli vuole farlo, esatto, per una rivalità storica, la Lazio per vendicare la sconfitta nella finale d'andata. Il Napoli è sicuramente più favorita, visto che la Lazio deve vincere con 3 gol di scarto. E poi c'è anche un tema, quello dell'emergenza. La Lazio oggi pensa che non ha cambi. Sono 8 contati, manca Sespo, manca Iaio e Lolo Giampaolo anche, che ha avuto un problema dell'ultima ora. Ci sono dei nuovi innesti, quindi li presentiamo. Esatto, li presenteremo. Ma che te lo dico dopo. A fare? Tu adesso li vai a cercare. A cercare. Secondo me, vestita così ci metti anche meno tempo a trovarli, se mi posso permettere. Vediamo. In bocca al lupo. Vado, ciao. Vai, buon lavoro. Michè! Mirko, guarda finalmente cosa sì, ho preso. La bottiglia! Ma tu hai capito come funziona? Allora, praticamente dentro si mette... L'acqua si mette dentro. E se ve ne andate e mi lasciate lavorare, vi spiego anche come. Grazie, grazie. Allora, tanto ormai avete capito, mettete l'acqua, inserite il pod che preferite e poi bevete, ma mi raccomando senza inclinare. Sentite il sapore? Perfetto! Questo accade grazie alla scienza ed è una cosa spettacolare, permettetemi di dire, perché intanto bevete tanto e con l'arrivo dell'estate, con il caldo, vi fa bene per soddisfare il vostro fabbisogno quotidiano. Poi parliamone, avete visto che atmosfera c'è qui a Napoli stasera? Devo raccontarla benissimo la partita, quindi fare una bella telecronaca e dissetarmi al punto giusto. Partiamo! DC System, portiere della Lazio, che oggi dovrà stare molto molto attento a cercare di pararne il più possibile, perché non solo gioca per la finale e non deve prendere gol, ma gioca anche contro uno degli attaccanti più forti della Youtuber League. Ma sicuramente dovrà stare molto attento a Crispo, ma a tutti gli altri, perché sono un'ottima squadra al Napoli, poi clima fantastico. E poi volevo fare veramente un in bocca al lupo a Damiano Alberti, perché veramente... sei con noi e ti vogliamo il prima possibile sul campo. Quanti gol farai oggi? Sparami un numero preciso. Allora, non ti sparo il numero preciso per scaramanzia, però cercherò di dare il massimo per portare alla vittoria la mia squadra. Come arrivi a questa partita a livello emotivo? Soprattutto per gli screzzi che ci sono stati nella scorsa contro la Roma, però comunque vedo che c'è ancora Michele in giro, Rapolla. Guarda, nessun problema, quelle sono cose di campo, possono succedere, io arrivo carico come sempre, poi a volte non va come vogliamo, no? Però Zenemos, piacere. Attenzione, onoratissimo. Shalebum, se dovessi fare una reaction in anteprima alla tua prestazione di oggi, cosa ti sentiresti di dire? Tenga avanti. Che per i nostri amici che non parlano napoletano è ho gli addominali. Ci dicono che tu te la cavi sul campo. Ma se
più che dirlo oggi lo vedremo magari, quindi io lascio la parola al campo, sono un uomo di fatti, non mi piacciono le parole. So che loro sono una bella squadra, stanno in casa, il clima è bello caldo come piace a me, quindi sarà una bella partita. L'atmosfera che stiamo vivendo è un qualcosa di pazzesco, incredibile, e penso di non averla mai vissuta, quindi io ringrazio tutte le persone che sono qui. Secondo te riuscirete a vincere con 3 gol di scarto? Noi dobbiamo vincere con 3 gol di scarto. La mia domanda oggi è un po' diversa. Siete pronti per la finale? Vai a cagare. No, vabbè, dai, ce la metteremo tutta per andare in finale, anche perché dopo la frecciata di Fratini e Campolunghi vogliamo rispondere e li aspettiamo qua a Napoli. Allora, diciamo che la squadra è quasi tutta ristrutturata. Infatti voglio mandare un abbraccio ovviamente a tutti i compagni che sono a casa, chi per infortunio, chi per problemi di lavoro non è potuto venire. Ovviamente un abbraccione a Damiano, che proprio in quella finalina della Juve ha giocato con noi, e un abbraccio ovviamente da parte di tutta la Lazio, degli youtuber insomma. Per il resto sono molto contento dei ragazzi che sono venuti qui a giocare con noi per la prima volta. Siamo contati, quindi dobbiamo gestire le energie nel miglior modo possibile. Con questa atmosfera non sarà facile, ma ovviamente ci proviamo. Buonasera Napoli! Cominciamo con l'ingresso, perché entra la squadra in trasferta, entra la Lazio in porta, DC System, la prima new entry nell'emergenza biancoceleste, ex Juve, c'è Giannop, un veterano che rappresenta la Lazio su YouTube da anni, Giovanni Stramacci, il muro biancoceleste, Nemos, è stato assente nelle derby, oggi torna a prendersi le chiavi del centrocampo e forse anche qualcosa in più. Savage ha esordito proprio nella partita d'andata, segnando e prendendosi la Lazio sulle spalle, ma soprattutto incarnando l'essere laziale. Lorenzo Roma, al di là del cognome direi, ecco. La seconda new entry, si prende l'attacco biancoceleste, Valerio Varamo. Adesso è il momento del capitano, di chi c'è da sempre, di chi al di là di questo clima ostile proverà a condurre la Lazio verso l'impresa. Gigi! E adesso entrano i campioni d'Italia, entra il Napoli! In porta Dario, in difesa un veterano dai tempi della prima Summer Cup, Ale Iannace, lo abbiamo scoperto quest'anno, ha preso una traversa nell'ultima partita e oggi sogna di segnare anche il primo gol, Silvestro Baffo. GA7, Super Allan! Dopo l'esordio a Roma contro la Roma, oggi fa l'esordio in casa. Un grande applauso per Shalemum! Ha il joystick del centrocampo del Napoli, Matthew! E adesso chi rappresenta questa squadra da sempre con la maglia numero 93, Mirko Fusco! Il bomber, 12 gol come Campolunghi, chissà se si affronteranno finalmente e stasera lo scopriremo, Simone Crispo! Sul petto ha il tricolore, sul braccio la fascia di Diego, il capitano del Napoli, Fius Game! Adesso permettetemi di dire che a ottobre ero qui, l'ho giocata, ero un avversario e non me la sono goduta come me la godrò stasera, che ho l'onore di raccontarla. Napoli, semplicemente Napoli, non serve
aggiungere altro. Si può andare. Partiti! Primo possesso della Lazio. Incontro Lorenzo Roma. Lazio che ha da sempre grandi qualità nel palleggio. Primo lancio dalle parti di Varamo che prova a prendere posizione. Campo molto più piccolo, anche questo può essere un tema, perché quello di Roma è in assoluto il campo più grande della Youtuber League, che si gioca a 8 ed è un campo molto largo. Questo forse è il più stretto che abbiamo visto, anche perché nel girone del sud si gioca a 8, non a 7 come nel girone del nord, e questo può ovviamente essere un tema. Rimessa di Savage su Lorenzo Roma. Stop, chiude Sciale con questo capello abbastanza pacchiano, una roba brutta, però a lui piace, quindi lo rispettiamo. Allora Gigi con la Lazio che prova a comandare un po' il ritmo in questo avvio. Varamo prende posizione, intervento di Baffo, calcio di punizione per la Lazio. Fischia tutta Lippo Arena sul pallone Lorenzo Roma, che su punizione all'andata ha fatto gol. Savage non può allungare la barriera, glielo fa notare l'arbitro che adesso fischia la rincorsa. Parte Lorenzo Roma, Dario! Lorenzo Roma respinge Matthew. E poi Annace può ripartire da Napoli, che adesso si infiamma dopo la palla gol abbastanza clamorosa per la Lazio. Con la punizione battuta bene e ancora un tentativo di Varamo, ancora una risposta del solito Dario. Una Lazio che è partita forse meglio in questo avvio. Lorenzo Roma passa su Sciale, che però riesce a chiudere e a mettere in calcio d'angolo. Occhio al calcio d'angolo battuto, respinto. Lorenzo Roma forte in porta! La Lazio in vantaggio col gol ancora come all'andata di Lorenzo Roma. Damiano, Iaio, Lollo, è vostro, ve lo meritate! Era partita meglio la Lazio, lo raccontavamo, ma comunque rimane la sorpresa, rimane forse l'emozione che, come contro la Roma, inizialmente beffa il Napoli, perché poi vinse benissimo quella partita la squadra capitanata da Fuse Gamer, ma anche in quella partita andò sotto inizialmente col gol di Raid. Baffo. Lancio verticale, palla interessata per Crispo! Prova a pizzicarla di testa, riesce a colpire ma non a inquadrare la porta, risponde così il Napoli. Messa lunga direttamente verso Varamo, palla che rimane lì, Varamo non molla, Varamo, Dario! Ancora Varamo che recupera, cerca una giocata su Fius che non lo molla, Varamo passa, Dario! Tanta paura lì dietro per il Napoli che balla un po'. Parte Gigi, verticale, Varamo arriva sul pallone, lo lavora bene, uno contro uno con Sciale, poi calcia in porta, Dario! A respingere Giannace. Ancora Matthew, vediamo se va sul destro, torna sul sinistro, c'è largo Fius, servito in area, stop e tiro! Pallone sul fondo, Napoli vicino al pari, col suo capitano che adesso vuole sentire il sostegno. Alla profondità Varamo, Savage! Il Napoli dorme, la Lazio festeggia, 2-0! 2-0! Ne manca uno in teoria alla Lazio per un'impresa clamorosa. Ma il Napoli forse stava già pensando alla finale contro la Juve, dimenticandosi che questa partita va giocata. Va giocata. 2-0 Lazio in un quarto d'ora. Matthew. Occhio che sbaglia Matthew, riparte la Lazio, 2 contro 1, corre Varamo, solo Savage. Varamo in area, destro! 3-0! 3-0! 3-0! Incredibile! Incredibile! 3-0 in 20 minuti! In questo momento vi aggiorno sulla differenza reti. 3 punti e 3 punti sarebbero nella classifica live, con la Lazio però a più 1 di differenza reti, il Napoli a 0, Lazio in questo momento qualificata. Pallone lungo, che può diventare buono per Giannace, dici System. Occhio che il Napoli non muore mai. Crispo a lottare e a difendere. Crispo! Il ruggito di Napoli, il ruggito del Napoli. Non è finita. Giannace. Un po' di campo e va. Matthew, apertura per Crispo, controllo a seguire, Crispo, Crispo, Crispo! E poi praticamente ha fatto il difensore il GA7. Baffo. Doppio rimpallo vinto! Traversa! Traversa di Baffo, la seconda dopo quella contro la Roma. La Lazio in completo controllo quando hai il pallone, ma è una partita che non ti permette di stare sereno in nessun momento. Anche per questo campo
particolarmente piccolo, se si tira da centrocampo si rischia di arrivare in porta. Qui parte Savage, la serpentina, Varamo! Poker della Lazio! Incredibile! Il Napoli non c'è! Si è fatto male Savage, intanto ed è rimasto giù, ora si sta rialzando. Al Napoli serve una scossa e ricordo, al di là del 4-0, al Napoli servono due gol per passare. Occhio perché ha problemi Giannop, molto grave per la Lazio, che non ha cambi. Giannop è lì, è a terra e non sembra intenzionato a rientrare. Crispo, riparte il Napoli che vuole sfruttare il momento. Crispo, PC System! GA7 al cross, Crispo! Ancora centimetri, dentro ancora, Matthew, la difende, la nasconde, ma gliela portano via e l'arbitro dice che per il primo tempo va bene così. La Lazio a sorpresa a Napoli è avanti 4-0, che fa più 2 per quanto riguarda la differenza reti rispetto a quello che servirebbe al Napoli, rispetto a quello che servirebbe alla Lazio. Il Napoli per passare ha bisogno di due gol senza subirne. Questo ci ha raccontato il primo tempo, adesso andiamo dalla donna pasta al forno per sentire i protagonisti. Prima ti avevo detto... buona fortuna per la finale, ma se continuiamo così la finale mi sa che la vedete ma seduti da spettatori. Ma la prossima volta Fede può cambiare presentatrice, per favore, ragazzi? Mi sa che non si può, ma probabilmente cambieremo la location per la finale, che non sarà più a Napoli, mi sa. In otto, se non giocavamo bene il primo tempo, adesso la stanchezza verrà e loro ne potranno approfittare. Io sono stato bravo a realizzare due palle che mi sono venute fuori e fa un assist e continuo così a sudare per la squadra, perché quella è la cosa importante. E cosa ne pensi del fatto che potrebbe essere che il secondo tempo giocherete in 7 e non in 8? Allora sì, devo rientrare per forza perché nella Lazio siamo contati ed è anche il motivo per cui sono qui, perché sennò Marconi non mi avrebbe mai chiamato, mi ha messo dalla porta in mezzo al campo, infatti ho detto Marconi posa il fiasco. È il mio infortunio perché, regà, ormai gli anni passano, cioè non so più un giovanotto. Si vede che comunque hai 80 anni. Sì, no, un po' meno di 80, 78, però vabbè, dai, ci sta. Tu sei il cervello della tua squadra, coordini tutti i vari giocatori in campo. Cosa sta andando storto oggi? Se sono il cervello, allora oggi non stiamo ragionando perché stiamo giocando male, non come siamo abituati. Se continuiamo così ne prendiamo altri 4, quindi dobbiamo evitare assolutamente di figurarci innanzitutto, perché c'è il pubblico delle grandi occasioni, e soprattutto evitare di buttare quello che è stato un percorso ottimale, come anche con la Roma e tutto, e cercare di non buttare tutto, diciamo, nel cestino. Mamma mia che primo tempo, ragazzi, 4-0 per la Lazio, abbiamo sentito i protagonisti, non vedo l'ora di ripartire con la ripresa, ma prima non posso che ricordarvi che sull'app di Numero 10, che ringrazio, no, perché lo sapete ci supporta da tutto l'anno e vi lascio il link in descrizione, trovate un contenuto esclusivo all'interno del quale potrete vedere la partita dal punto di vista dell'arbitro con la bodycam che ha sul petto come arbitrino, anche il direttore di gara di oggi, e quindi falli, cartellini, spiegazioni ai giocatori, trovate tutto lì, link in descrizione, scaricate l'app di Numero 10 e adesso torniamo in campo con la ripresa, perché Napoli-Lazio non è ancora finita. Si riparte con il secondo tempo, con la seconda parte. Giannop, subito verticale per Varamo che ne ha segnati due all'esordio nel primo tempo, complicando non poco i sogni di gloria del Napoli. Crispo, è andato alla Crispo, si accende, rimpallo e palla sul fondo. Prova a svegliare il Napoli, il marziano dai 12 gol. Matthew, ora a ragionare per il Napoli, Lazio piazzata, Sciale ad aprire, Giannacci cerca la porta, DC System la lascia lì, Crispo si gira, ancora Crispo, passa e calcia, traversa riga, la palla non è entrata, traversa riga. Profonda, GA7 la tocca in qualche modo verso Giannacci, DC System rimane in porta e allora Giannacci sponda, GA7 non controlla bene, rimessa per il Napoli che è ripartito con l'assedio e quindi il Napoli riparte subito perché non c'è tempo da perdere, c'è meno di mezz'ora, c'è meno di un tempo, palla dentro per Mirko, buono lo stop, poi GA7 cerca di metterla verso Matthew che non ci va perché sta arrivando Sciale alle sue spalle, la tiene sul versante sinistro, guarda la porta, calcia con DC System che la lascia lì e salva Savage.
ancora a lottare Crispo, riesce a passare, a girarsi, viene in fondo Crispo, Crispo fuori, calcio di rigore, calcio di rigore per il Napoli, il fallo su Crispo, le proteste della Lazio, Gigi dice no, Crispo ha già preso il pallone e poi lo lascia a Shalebum. Questo è un momento che può cambiare tutto, diciamo a bassa voce, anche perché mi sento. Non mettiamo pressione né a Sciale né a Luci System, anche se la pressione in questo momento ce la sciamo. Tensione clamorosa, fischia l'arbitro. Sciale! L'esplosione di un popolo! Il Napoli c'è! 1-4 e adesso ne serve uno al Napoli! Che torna in partita, che torna in vita, può cambiare tutto, può cambiare ogni cosa. Dario tiene questo pallone, ma adesso sentite il pubblico, adesso sentite il pubblico. E adesso facciamo i conti anche con questo clima qua, con questa roba qua, che non si potrà mai spiegare, ma ammirare sì. E allora ammiriamo questo finale di partita, la Lazio e il Napoli. Vediamo chi raggiunge la Juve. L'errore di Lorenzo Roma, il pubblico gli risponde. E allora quindicesimo, mancano 15 minuti da quando si riprende a giocare, più eventuale recupero. Siamo 4-1, c'è una partita che può dirci ancora tantissimo. Rientra il capitano per questo assalto finale, rientra Fius che vuole l'aiuto del pubblico, rientra anche Super Allan, c'è Savage a terra per i crampi, ma che finale è? Sciale va alla verticale a cercare Fius, ha messo fuori il solito Stramacci, poi la perde Iannace che commette fallo e credo arrivi un altro giallo. Baramo andava in porta e chiede anche il rosso per Iannace, ma credo si sia fatto male anche lui. E allora bella scena con Gigi e Nemos che scortano fuori Iannace, una scena che è accompagnata anche dagli applausi sportivi. Matthew è sempre larghissimo a ricevere Silvestro Baffo, dentro Mirko, Baffo orizzontale, Crispo, controllo, Crispo! Crispo! È forse il gol più importante della stagione del Napoli e non poteva che segnarlo lui! 4-2, cambia tutto! È forse il gol del destino per il Napoli e non poteva che segnarlo Simone! Crispo! Simone! Crispo! Simone! Crispo! Simone! Crispo! 13 gol nella YouTuber League, ma soprattutto Napoli che in questo momento rimette a posto la differenza reti e torna avanti. Verticale per Mirko che riesce a farla passare. Giannop, il calcio d'angolo. La Lazio adesso è stanca. Mirko vuole il sostegno del pubblico. È una bolgia. È calcio d'angolo per il Napoli. Ciao. Passare Baffo, c'era Giannop attento, anche Lorenzo Roma. Sportellate con Baffo. La tiene il 32. Palla verticale su Baramo. A girarsi lo fa bene su Sciale fino in fondo, Baramo, Dario di piede, Dario, adesso il Napoli vuole anche giocare un po' con il cronometro perché sta bene questo meno 2. Metti intanto la spizza, palla verso Fius 4-3, il Napoli segna un gol pesantissimo e lo segna col suo capitano. E adesso c'è anche la dedica, ma c'è un'invasione che non ha senso di esistere. Per favore, fuori dal campo ragazzi, sta succedendo di tutto fuori dal campo, che c'è una partita da giocare, c'è una partita che non è finita, ma il Napoli ha segnato ancora, è 4-3, è 4-3, le proteste di DC System, il bacino di Sciale, il bacino di Mirko,
il bacio più bello. Allora ragazzi, però fuori dal campo, se no non si riprende a giocare, la Lazio vince a tavolino, che famo? 30 secondi alla fine, 30 secondi alla fine. All'andata il Napoli vinse bene con la Roma, ma quella sconfitta con la Lazio fece la differenza tra per lo scontro diretto, e quindi passò la Lazio vincendo i rigori nel derby contro la Roma. Occhio a Mirko che ci prova, il pallone diventa buono per Fius, entra di azione, quindi Varamo che può ripartire, Varamo ad aprire per Lorenzo Roma, interviene Simone Crispo, fischia tre volte l'arbitro, il Napoli è in finale, raggiunge la Juventus al termine di una partita completamente folle. Il sogno interrotto un girone fa, oggi si realizza. Il Napoli, qui a Napoli, giocherà la finale di ritorno contro la Juventus. Faccio i complimenti a tutta la squadra, abbiamo usato la cazzimma nel secondo tempo, quella che serviva. E vi voglio tutti, ce ne andiamo in finale, ce ne andiamo in finale. Grande Lazio, hanno vinto, cioè, quindi... Ho detto, vincere qui a Napoli contro questo Napoli e contro questo ambiente non è mai facile. Bravi ragazzi, sono veramente forti, sono i più sottovalutati di tutto il torneo, però onestamente, almeno per quello che abbiamo affrontato fino ad oggi, per me sono i più forti. Vabbè, abbiamo affrontato voi. Volevo solo ricordare che l'unica partita che la Lazio ha perso ai regolamentari l'ha persa nel derby. Grazie, ciao, buona serata!